Ciao a tutti, il nome di questo sito non è assolutamente una riedizione del libretto rosso di Mao, ma nasce dal colore della copertina di un quaderno scritto da Elsa Morante. Questo qua. L'obiettivo di questo filmato è constatare quale possa essere il punto d'arrivo proveniente da un'idea etica. Eccolo. Non è un manifesto per comunisti, in quanto già dal titolo si evidenziano delle contraddizioni con il concetto di comunista. Qui Elsa Morante parla di comunisti senza classe né partito, mentre Marx parla proprio di classe operaia e i comunisti si sono sempre rispecchiati nel concetto di partito. Per cui in questo quaderno Elsa Morante non parla dei comunisti come si è soliti pensare, piuttosto fa una sintesi di quello che Lao Tse ci ha trasmesso con il libro Il Tao Te Ching. Lei individua nel comportamento umano due caratteristiche fondamentali. Una è l'onore dell'uomo, l'altra il disonore. L'amore dell'uomo è la libertà dello spirito, il disonore è il potere, il quale ha diversi risvolti. Lo possiamo individuare non solo nel rapporto servo-padrone, ma anche nel rapporto uomo-donna, padre-madre-figli. Per essere più chiari, gli assi cartesiani che vedete evidenziano la tendenza verso dell'individuo. Sull'asse delle ordinate mettiamo la linea del tempo, dal passato verso il futuro e viceversa. Sull'asse delle ascisse mettiamo a destra la libertà dello spirito e a sinistra il potere. L'essere umano sta al centro, a decidere tramite il libero arbitrio e la volontà la propria tendenza verso. Ciò significa che nel tempo all'essere umano accadono delle cose, gli avvenimenti, che lui ha la possibilità di interpretare solo attraverso la propria scala dei valori. E attraverso questa canalizza la sua attenzione in una direzione o in un'altra. E come si pone l'attenzione alle cose che si sviluppa il comportamento umano. A questo punto chiariamo il concetto di libertà dello spirito. Proprio per non dare adito a fraintendimenti, possiamo immaginare il concetto di libertà dello spirito attraverso il concetto di complessità umana. La complessità umana non è altro che un insieme di serbatoi. Come si evince dal grafico, questi, partendo dai più importanti, l'amore, la consapevolezza, lo studio, il denaro, il lavoro, ci danno un'idea di armonia, per cui possiamo associare il concetto di complessità umana a quello di armonia. Cioè, questi serbatoi, quanto più sono armonizzati tra di loro, tanto più la tendenza verso la libertà dello spirito sarà rilevante. Ci viene in aiuto adesso l'idea taoista di microcosmo e macrocosmo. I taoisti definiscono microcosmo tutto ciò che sta all'interno della pelle dell'essere umano. Il macrocosmo è l'esterno dell'essere umano. In una, il microcosmo tende a conquistare il macrocosmo. Nell'altra, si immagina che il macrocosmo, l'esterno, non sia altro che l'estensione del microcosmo, dell'interno. Quindi l'esterno è già nostro,
è già di nostra proprietà e cercare di conquistarlo sarebbe come rubarsi in casa. Solo gli stolti si rubano in casa.